Le equazioni y uguale a 2x e x più y uguale a 3 sono verificate contemporaneamente per a x uguale a 0 e y uguale a 3, b x uguale a 3 e y uguale a meno 1, c x uguale a 0 e y uguale a 0, d x uguale a 1/2 e y uguale a 1 e x uguale a 1 e y uguale a 2. Questo esercizio si può risolvere utilizzando due metodi. Il primo consiste nell'utilizzare un sistema e nel risolverlo, infatti abbiamo due equazioni e due incognite, quindi non sarà un problema. Oppure provare a sostituire questi numeretti che sono presenti nelle risposte all'interno di entrambe le equazioni e verificare che siano soluzione. Allora, partiamo dalle risoluzioni del sistema. Abbiamo y uguale a 2x. E x più y uguale a 3. Procediamo col metodo di sostituzione. Infatti sappiamo già che y in funzione di x è uguale a 2x, quindi prendiamo questa quantità e la sostituiamo al posto della y nella seconda equazione, così che la y scompaia e che noi possiamo trovare il valore di x, quindi x più 2x uguale 3. X più 2x fa 3x, quindi abbiamo 3x uguale 3. Che risolta mi porta ad x uguale 1. Andiamo a cercare x uguale a 1 all'interno delle risposte. Eccola qua, c'è la e, è l'unica, quindi siamo anche fortunati. In sede di esame o di test metteremo subito la e perché siamo certi che tra queste ce n'è una corretta. Comunque, in ogni caso, terminiamo l'esercizio e cerchiamo di ricavare anche che y è uguale a 2. Quindi, una volta che sappiamo che x è uguale a 1, poiché y è uguale a 2x e x vale 1, allora andando a sostituire y uguale a 2 per 1, cioè 2. Ciò conferma che la risposta corretta è la e. Tornando a quello che vi ho detto prima, c'è un altro metodo, ovvero prendere questi numeri e sostituirli contemporaneamente nella prima e nella seconda equazione per vedere se effettivamente è soluzione. Quindi nella risposta abbiamo che x è uguale a 0 e y uguale a 3, quindi prendiamo la prima equazione, y uguale a 3, quindi abbiamo che 3 è uguale a 2 per 0, 2 per 0 fa 0, quindi avremo 3 uguale a 0 che è impossibile, quindi A è da scartare perché già non risolve la prima equazione. Poi prendiamo la B, x uguale a 3 e y uguale a meno 1, quindi qua abbiamo meno 1 che è uguale a 2 per 3, cioè 6, non è possibile che meno 1 sia uguale a 6 e quindi anche B va scartata. Entrambe x uguale a 0 e y uguale a 0, quindi y è 0, x è 0, quindi 2 per 0 fa 0, questa equazione è verificata. Ma quando proviamo a sostituire alla x lo 0 e alla y lo 0, abbiamo 0 più 0 che fa 0 e viene ad essere uguale a 3, che è impossibile, e quindi anche la c è da scartare. Andando a verificarlo sia per d che per e, troveremo soltanto che e risolve queste due equazioni.